a tutti voi, è tempo di anniversari, allora iniziamo con un'icona italiana che tutti noi grandi e piccini conosciamo proprio perché ha attraversato diverse generazioni e differenti epoche. Si tratta della Fiat 500 che ha un fascino intramontabile, il suo segreto, versatilità, d'utilità e stile tutto italiano, ma anche un'aria un po' sbarazzina. Allora verranno festeggiati i suoi 60 anni tra pochi giorni, il 4 luglio, con una serie molto speciale, ma non solo, vediamo. Prende pochissimo posto e parcheggiare è facilissimo. Appena il tempo di dire uno, due e il gioco è fatto. E per una visibilità totale potete aprire il tetto a piacere. Così l'azzurro del cielo vi sarà compagno di viaggio. Così recitava una delle prime pubblicità dell'epoca. La 500 aveva tutto, era piccola, occupava poco spazio, ma poteva ospitare 4 persone, aveva il tettuccio apribile, una buona tenuta di strada. Già all'avanguardia dunque quando nacque, di fatto la prima utilitaria al mondo. Simbolo della rinascita del dopoguerra, ma anche della creatività italiana, dello stile e della ricerca nell'ambito dei materiali e della tecnica. Portò gli italiani e anche molti europei a soddisfare il crescente bisogno di mobilità individuale. Dal 57 al 75 venne prodotta in più di 3 milioni di esemplari. Dante Giacosa, capo ufficio tecnico di Fiat, la realizzò proprio con questo intento, una piccola con costi d'acquisto che fossero compatibili con tutte le famiglie. Motore posteriore 4 tempi, longitudinale in varie configurazioni, fino al 75 fu prodotta a Termini Imerese. Un ovetto che ha affascinato il mondo e diverse generazioni per la sua duttilità, per le linee armoniose, per la facilità d'uso. È stato quasi naturale per la casa automobilistica dunque riproporla in versione moderna, rispettando le nuove esigenze tecniche ambientali di sicurezza, prima nel 50° anniversario e ora con una serie speciale. La celebrazione di questo compleanno sicuramente ci riportano indietro, ci riportano negli anni 60, gli anni della dolce vita, dunque non potevamo non offrire questa serie speciale che ha un po' una doppia valenza, da un lato è un po' nostalgica, ispirata ai colori e stili di vita degli anni 60, ma è anche un ponte tra passato e futuro, perché dentro la livrea vintage c'è in realtà la 500 più tecnologica di sempre, più digitale, più connessa di sempre. Una serie limitata con plancia in vinile, il logo ripreso da quello degli anni 60 sul montante, sui battitacco cromati, sulla targhetta numerata, mentre all'interno sistemi multimediali e di sicurezza sono al passo con i tempi. Ed erano gli stessi anni, cioè i 60, quando la Spagna veniva motorizzata dalla Seat 600, figlia della Fiat 600, anche lei compie 60 anni. Veniva assemblata in zona franca, è stata ricordata a Barcellona durante la presentazione del primo piccolo SUV della casa automobilistica iberica, cioè la Rona. Vediamo. Sueño cuando era pequeño sin preoccupación en el corazón. Negli anni 60 ebbe un grande successo nella penisola iberica. La Seat 600 era uno dei modelli più popolari, costava 65.000 pesetas dell'epoca, che equivalgono a 18.000 euro di oggi. Soprannominata Pelotilla, cioè pallina, veniva assemblata nella zona franca di Barcellona su licenza Fiat e per volere del generale Franco, quando ancora la Spagna non aveva una propria azienda automobilistica. La ricordano in Seat, che oggi è diventata la più grande industria del paese, con oltre 15.000 persone, durante il primo lancio della Rona, sorella più piccola del SUV Ateca, che verrà svelata al pubblico al Salone di Francoforte. È il terzo modello lanciato dalla casa spagnola nel 2017, un B-SUV, il segmento in maggior crescita in questo momento. La Rona, che nasce sulla piattaforma MQB A0, la stessa della nuova Polo e della Ibiza, ha una misura compatta, 4 metri e 138 mm, alta da terra. Con una buona capacità di carico del bagagliaio avrà motori benzina, diesel e anche metano, con cambio manuale o automatico. Io credo che il punto di forza sarà giustamente nel fatto di entrare in un segmento che è uno dei segmenti a più grande crescita in Europa, che è quello dei piccoli crossover, che noi vediamo è cresciuto come 7 volte negli ultimi
sei anni. È chiaro che la possibilità di utilizzare la tecnologia, l'ultima tecnologia del gruppo Volkswagen, ci pone in una situazione in cui noi siamo con il massimo, diciamo, di opportunità e possibilità tecnologiche possibili, a livello anche di processi di produzione l'azienda ha fatto un salto enorme. Questa è una fabbrica che fa un livello di qualità che forse non ci viene ancora riconosciuto dal mercato, ma la verità è che Seat ha uno dei migliori livelli qualitativi sostanziali, ma anche quando le vedi le automobili. A contribuire alla svolta di tendenza dei nuovi modelli della casa spagnola Alejandro Mesonero, a capo del design Seat. A livello tecnico un punto al quale teniamo e lavoriamo molto è come trasmettere la qualità e la solidità delle nostre vetture attraverso le forme. E questo richiede un lavoro enorme sulle linee, anche per rispettare le normative tecniche, ma penso che questo alla fine si percepisca sulla vettura. Questo si nota nel coche al final, si percibe. A proposito di anniversari per le moto, ce n'è uno molto importante. Il modello V7 della Guzzi festeggia i 50 anni. E la casa motociclistica italiana, per festeggiarlo, propone un modello rinnovato. Vediamo come, con Roberto Ungaro. 1967-2017. V7 compie 50 anni. Per festeggiarla ecco la terza generazione. Dal 2009 è la Guzzi più venduta, ora è migliorata. Quattro versioni. Questa è la Stone. È cambiata in tanti piccoli dettagli, a motore e ciclistica, mentre forma e semplicità rimangono intatte. Del resto la magia della V7 è tutta lì, nella forma di quel serbatoio. Motore 750 small block, cioè a basamento piccolo, ma con la parte superiore completamente rifatta. Quindi pistoni, cilindri e teste. 10% di potenza in più, ora sono 52 cavalli. C'è il controllo di trazione, ma anche una frizione più robusta e più morbida. Anche la parte anteriore del telaio cambia, quindi la geometria di sterzo. Un solo freno disco anteriore, cerchia razze. Solo 193 kg di peso a secco. Sella molto bassa da terra, 770 mm. Collettori doppi, quindi scaldano meno, ma sono anche più grossi. L'estetica ringrazia. Gruppo, pedane e comandi rifatti, ora sono molto meglio di prima. Sella molto bassa e morbida, fianchi stretti, manubrio largo e rialzato. È facile, è davvero per tutti. E anche alla guida è così. Semplice, amichevole, leggera da manovrare. Seduta piatta, intuitiva in curva. Per essere una nuda, l'anteriore risulta abbastanza alto, scarico, e questo trasmette agilità, comunica facilità alle basse velocità. Non enfatizza invece la stabilità alle alte andature. Rispetto a prima, l'erogazione ha più corde, ma rimane un motore pastoso. Piace per come va, non per quanto va. Frizione morbida, tanto sterzo. Frenata efficace, ma il comando va spremuto. Sospensioni confortevoli, dietro è un po' secca sulle buche marcate. Silenziosa di scarico, la sua rumorosità deriva più dal bicilindrico a V fronte marcia, bandiera di Guzzi. La trasmissione a cardano evita manutenzione e possibili, anche se rare, rotture. Per contro, ha più giochi nell'apri e chiudi. Difetti? Proprio quella precisione migliorabile nell'apri e chiudi e una potenza massima inferiore a tante rivali. Ma V7 vuol conquistare non certo per esuberanza. 50 anni e la storia continua. E sempre in tema di anniversari, vanno molto di moda le moto neo-retro, ossia con forme classiche e tecnologia moderna. BMW è stata una delle prime a crederci con il modello 9T. Ora, a 3 anni dalla nascita, cambia. Sentiamo Roberto Ungaro. Bianca e arancio, serbatoio importante, parafango alto. La vedi e sembra lei la prima G/S del 1980, quella da cui è partito tutto. Ora la storia continua. Nella sostanza completa la famiglia 90 e ha molto in comune con la versione Scrambler. Motore boxer raffreddato ad aria e olio da 110 cavalli, dotato di controllo di trazione. Forcella tradizionale, ruote a raggi, 17 litri nel serbatoio, 221 kg col pieno. Vita stretta e ruota cicciona, tassellata. Un bel vedere, un crossover a due ruote. Palpebra bianca, come l'accessorio di allora, non è un vero parabrezza, ma taglia l'aria e il busto non riceve pressione. Le differenze con la Scrambler: la sella più alta di 3 cm, ora 850 mm da terra. E poi la taratura delle sospensioni, più morbida sia davanti che dietro. Alla guida? Istintiva, facile, coinvolgente perché c'è coppia subito e con un sound meraviglioso.
la solita magia del boxer. Il controllo di trazione entra facilmente, ma si può escludere. Ottima frenata, frizione morbida, sospensioni confortevoli. La seduta è naturale, su una sella ben imbottita, ma lo sviluppo della moto è orizzontale. Il davanti non è rialzato come in tutte le enduro, bensì sullo stesso piano di sella e serbatoio. Rimane una 90, insomma. La sua identità stradale è marcata e quindi non invita a guidare in piedi. Si affrontano strade bianche in scioltezza, ma il fuoristrada vero rimane un'altra cosa. Dove conquista? Nelle stradine di campagna, in quei sali e scendi collinari, perché è agile e perché si curva di coppia. Sfiori il gas e il boxer, borbottando, ti porta via. Poesia, nata nel 1980, è ancora attualissima. Abbiamo concluso anche questa puntata. Noi ci vediamo domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori@rai.it. Arrivederci.